Ciao, non hai le scatole piene delle cattive notizie? Cercando di restare in contatto e prendendo spunto dal progetto 100 Happy Days, abbiamo deciso con pochi mezzi e tanta buona volontà di condividere solo cose belle. Chi siamo noi? Un gruppo di lettori che partecipano a gruppi di lettura di Casa Serio Editore e in giro per il web. Benvenuti! Ciao, sono Simona da Rocche di Papa. Ciao, sono Irene da Barcellona. Mentre stavamo realizzando una puntata di un podcast per Casa Serio Editore, abbiamo dovuto coinvolgere gli amici per dare una risposta particolata a un nostro ascoltatore e ci siamo resi conto che la risposta collettiva funzionava. E così abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per rallegrare la giornata di tutti con un buon pensiero. Sono appunti, pensieri sparsi, sfoghi o ricordi, non necessariamente parlano di libri. Sono un modo per sentirsi e lasciare un messaggio in bottiglia a chiunque voglia accoglierlo. Ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sull'omonimo gruppo Facebook. Benvenuti alla 90ª puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto! Buongiorno, Aria Lucia Venezia. Rispondo a Massimo che chiedeva: come state? Come va questa fase? Oddio, vedo tante persone in difficoltà. Ci sono state delle reazioni più vivaci nella prima fase, quella più difficoltosa, se vogliamo, della pandemia. E adesso che abbiamo un po' di più libertà, vedo già tanta gente timorosa, ancora, diciamo, guardinga e poco fiduciosa. Ecco, la parola che manca un po' è questa, la fiducia. Seppur noto che di regione in regione le situazioni sono diverse. E qui nel Veneto la situazione è buona logisticamente parlando, e anche i numeri che escono dai bollettini medici sono molto buoni. Sono arrivati i turisti, abbiamo già un bel via vai di gente che viene a visitare la città. Questo ci fa ben sperare anche in una ripresa, seppur minima, però anche in una ripresa economica. Noto che invece in altre regioni non è così. Penso che sia una questione di tempo, una questione anche nostra, di tempistiche nostre, interiori, mentali, perché per tanto tempo ci siamo limitati ad essere prudenti. E ora bisogna fare un passo dalla prudenza, che deve rimanere, arrivare alla fiducia, ed è questa la cosa più difficile. Però si può fare, perché vedo che comportandosi in maniera educata e in maniera prudente fra di noi e anche con le altre persone, qui le cose funzionano. Quindi invito tutti ad essere fiduciosi. Sono grata per la domanda e grata a tutti gli interventi che fate ogni giorno. Mi fate compagnia, mi siete di grande aiuto. E quindi alle volte sentirsi anche in questo modo crea un po' di umore che può essere positivo. Di questo sono grata, vi saluto, un abbraccio, arrivederci a tutti. Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno, per 100 giorni, troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Ciao a tutti, oggi è domenica, come sta andando? Come state? Oggi volevo dedicare il ringraziamento del giorno al tempo atmosferico. Infatti, in questo momento dove sono io a Milano, sta piovendo a dirotto e io adoro il rumore della pioggia. Mi piace tantissimo, infatti ho aperto le finestre. Non so se sentirete, secondo me no. Però comunque c'è un temporale in corso, le nuvole sono diventate tutte nere e ci sono stati 3 o 4 tuoni molto forti e poi ha iniziato a piovere in maniera proprio scrosciante. Sembra davvero un temporale estivo, anche se l'estate non è ancora partita, perché almeno qua da me ci sono 20 gradi, 22, 23, come se fosse primavera, non c'è ancora il caldo dell'estate. Allora ero un po' dispiaciuta per questo tempo. Però poi mi sono detta che forse dopo tutto il lockdown che abbiamo fatto non è un male, che dobbiamo stare ancora un pochino
tranquilli e non subito precipitarci e andare a fare gite, questo o quell'altro, nella più totale frenesia, perché altrimenti i benefici di quel periodo di rallentamento finirebbero in men che non si dica. E quindi niente, io poi amo moltissimo l'odore della pioggia e il rumore che fa la pioggia quando batte contro l'asfalto, ma anche le gocce che cadono sulle foglie degli alberi, il rumore della pioggia sui tetti, sulle grondaie, mi piace moltissimo. È un suono che davvero mi rilassa. E non so se lo sapete, ma esistono su YouTube delle compilation, delle playlist di temporali e tempeste. Ci sono delle persone che vanno fuori all'aperto a riprendere con il microfono il suono del temporale e fanno anche il video di quello che succede nel cielo, riprendendo fulmini, tuoni, pioggia che cade, e sinceramente per me sono sempre state un ottimo modo per riuscire a rilassarmi. Provate a cercarne qualcuna, basta che scriviate pioggia scrosciante oppure tempesta sulla barra di ricerca di YouTube e vi appariranno risultati a non finire. E sono compilation che durano anche un'ora, un'ora e mezza, se soffrite di insonnia sono l'ideale, perché questo suono così naturale, perché alla fine è una musica della natura, farà rilassare tutto il vostro corpo, vi interromperà quel flusso di pensieri incessante, di preoccupazioni che abbiamo sempre tutti, e lo sostituirà con questo suono ritmico che vi farà sentire davvero cullati da delle braccia amorevoli e vi farà venire voglia di sbadigliare, di lasciarvi andare, di mettervi una copertina per avere un po' più di caldo e poi di addormentarvi. Il suono del temporale è così. Bisogna però mettersi nello spirito di volerlo ascoltare, non dire ah ma cavoli, io sarei andato volentieri al mare, qui piove a dirotto e non posso fare nulla eccetera. Quindi vi invito a esprimere un ringraziamento per la pioggia, e che è la metafora, è quella del fatto che le cose a volte non vanno come vogliamo noi, ma ciò è anche meglio. E quindi con il mio citofono che suona io vi saluto e a domani. Buona domenica a tutti, sono Marina da Roma. Oggi un mio pensiero dedicato alle persone che non sanno che la vita resta bella anche se esistono i social. Io penso che sia sempre l'uso che si fa delle cose a renderle utili oppure no. Io ho smesso di demonizzare i social quando ho capito e come relazionarmi ad ognuno di essi e per trarne anche un mio beneficio. Facebook, per esempio, è spesso il regno del nulla condiviso. Ci sono selfie temerari, vite sbandierate, quotidianità messe in vetrina, frasi fatte, citazioni a caso, comizi improvvisati, sfoghi coraggiosi. Oggi nonna Concetta ha fatto 80 anni e vai con le foto dei nipoti che abbracciano la vecchietta, della vecchietta che soffia sulle candeline a rischio infarto, tra l'altro, perché vai a spegnerle 80 candeline. Ieri mi hanno operato, grazie, sto bene. Vai con il desiderio un po' macabro di mostrare a tutti ferite, bendaggi, di farsi ritrarre sopra un letto d'ospedale malconci, pallidi, però vivi, e con questo grande piacere di condividere il proprio stato pietoso. Oppure il video di Tizio che addenta una pizza, di Caio che saluta mentre gira la carne sulla brace, i video di genitori felici che sono felici di mostrare i propri pargoli, che cantano, che ballano. Allora ok, tutto questo c'è, ma per fortuna, e dico per fortuna, Facebook è anche altro. Facebook, per dirne uno, ma anche gli altri social, se le amicizie non sono chieste e date a chiunque solo per fare numero, che poi a che serve avere 2000 amici, tra virgolette, se il 70% è totalmente fuori dai tuoi interessi? Non lo so. Ora, il social network più famoso al mondo, che è appunto Facebook, può essere una bella occasione per soddisfare curiosità intelligenti, per conoscere persone valide, condividere una passione, farsi apprezzare in un determinato campo,
quello sportivo, musicale, artistico, letterario, qualunque esso sia, per trovare anche leggerezza. Per carità, quante persone noiose ci sono in giro, ci sono i polemici congeniti, i polemici derivati, i provocatori seriali, i puntualizzatori zelanti, i rintuzzatori indefessi. E dai, rilassatevi, lo dico alla romana. E non gli piace quello che dici, come lo dici, perché lo dici, sei egocentrica, sei in un gruppo di lettura, osi mettere un link a un articolo pertinente che hai scritto tu, e non sia mai, questa è pubblicità gratuita. Partecipi a qualche cretinata che ti coinvolge in una catena senza altro scopo se non il futile ma sano divertimento, e ti additano come quella che sta facendo il gioco di qualcuno che specula su qualcosa. Utilizzi su, che ne so, un hashtag come pretesto per condividere musica, e c'è il precisino del giorno che non capisce il perché delle catene, cosiddette catene con le nomination di chi viene coinvolto nell'iniziativa. Ora, voglio dire, io sono entrata in tutte queste modernità alla mia veneranda età, però voglio dire a tutte queste persone e ai musoni che hanno 10-15 anni meno di me, però hanno già un cervello invecchiatissimo, e a quelli che prendono sul serio ogni cosa, soprattutto se stessi, ecco, dico: salvaguardate cuore, cervello, polmoni, muscoli, e fatevi una bella risata. Buongiorno, Valeria da Roma, buona domenica. Oggi voglio leggervi la newsletter che mi è arrivata del duo Senza Rossetto, firmata da Alice Avallone. A prestissimo. Il piacere del sesso dentro e fuori il lockdown. Il Covid-19 ha fatto lievitare il consumo di parecchie cose nelle settimane di lockdown, quasi tutte legate alla salute e al benessere psicofisico, dai detergenti per le mani alle mascherine, lo sappiamo, ma anche dai videogiochi alle serie TV in streaming. E non finisce qui, sono aumentati il numero di account a pagamento nelle app di dating e le vendite dei sex toys. Il motivo? Il distanziamento fisico ha avuto un effetto significativo non solo sulle relazioni sentimentali, ma anche sull'intimità sessuale delle persone, soprattutto tra chi si è ritrovato senza partner. E così si è fatta strada la ricerca di evasione, mentale e fisica, pur rimanendo sempre nei confini delle mura domestiche. Solitudine, noia e frustrazione hanno accompagnato l'isolamento, spazzando via le speranze dei single di incontrare nuovi partner nel futuro immediato. Per chi invece ha vissuto la quarantena in coppia, può essersi rivelato addirittura un periodo di fedeltà forzata. Qualche indizio ce lo restituisce Gliden, il portale per gli incontri extraconiugali, che sta vivendo un periodo d'oro proprio in questi mesi. Dall'inizio del lockdown nel nostro paese, infatti, ha incrementato le proprie registrazioni del 150%. Di queste, il 43% sono di utenti di sesso femminile, sposate o in coppia, in cerca di una valvola di sfogo alla convivenza 7 giorni su 7. Secondo l'Osservatorio Europeo dell'Infedeltà Femminile, su un campione di oltre 5.000 donne europee, di cui 1.000 italiane, in tempo di pre-coronavirus, il 48% delle donne italiane impegnate in una relazione immaginava regolarmente di fare l'amore con una persona diversa dal partner. Durante la quarantena la percentuale è salita al 78%. Mica male, vero? Conversazioni due volte più lunghe, tempo medio sul sito di oltre 3 ore al giorno rispetto alle 2 ore registrate mediamente in Italia, aumento del numero di upload di foto personali negli album privati e di utenti che hanno aggiornato il loro profilo. Sono solo alcuni dei cambiamenti più significativi che il team di Gliden ha registrato nelle settimane centrali del lockdown. Non potendosi vedere, gli amanti hanno rispolverato così la sempreverde pratica del sexting, con messaggi testuali ad alto tasso erotico che ribaltano il classico motto anglofono di ogni manuale di scrittura che si rispetti: mostra, non dire. Per molte persone, l'acquisto di oggetti per il piacere sessuale è stato un modo per prendersi ulteriormente cura di sé e del proprio stare in equilibrio. Se poi aggiungiamo che la maggioranza degli studi dimostrano che la masturbazione è benefica per il sistema immunitario, il gioco è fatto. Molte realtà non sono state con le mani in mano. Pornhub, ad esempio, a inizio marzo ha sceso subito in campo e ha offerto gratuitamente i suoi contenuti premium nelle nazioni in quarantena. Al contempo, il brand di giocattoli sessuali Womanizer ha registrato un aumento del doppio delle vendite,
vendite dall'inizio 2020. Le vendite in Italia sono del 60% superiori alle previsioni, segnali tutt'altro che deboli dunque su come il piacere sia ancora più di prima una priorità. Altro mercato lievitato sul digitale per effetto della pandemia è quello delle escort, che hanno iniziato a cimentarsi nello smart working, offrendo videochiamate erotiche ai propri clienti che non le potevano raggiungere. Ci sono anche risvolti inaspettati che hanno riguardato il periodo di lockdown, il sesso e il consumo di pornografia in rete. Ad esempio, la salita in classifica delle chiavi di ricerca Giuseppe Conte sui principali siti di video per adulti. Il presidente del Consiglio è diventato, agli occhi di un certo pubblico, un sex symbol, forse complice il suo tono paternalistico durante le conferenze stampa. Da quando è iniziata l'emergenza sanitaria, infatti, Conte è diventato pian piano per tutti noi la figura di riferimento da seguire, un padre, spesso percepito padrone, che impone, rassicura e protegge. E dunque non stupisce che sia diventato anche oggetto di desiderio per parte della fascia di teenager. Un daddy da sogno, come dimostrano le query sui motori, racconti soft porno su Wattpad che lo vedono personaggio principale, le community delle bimbe di Conte su Instagram e i deepfake che si possono trovare ancora online. Ma tra un video porno e l'altro sono emerse anche cose più serie. Ancora una volta, a stupire per visione e strategia è il già citato Pornhub con la sua campagna Cleanest Porn Ever, lanciata sulla sua piattaforma Model Program, dedicata alle partnership. Obiettivo: educare il pubblico della community all'igiene intima durante la pandemia, grazie al coinvolgimento di attori porno di tutto il mondo. I video, tradotti in svariate lingue, illustrano i modi migliori per attenersi alle norme di distanziamento fisico, per quanto possibile, mentre si fa sesso, e alla pulizia personale, mantenendo comunque una vita erotica rilassata e sana. Accanto all'iniziativa, Pornhub ha anche lanciato il sito Scrub Hub, mantenendo identico il layout, dove anziché strofinare organi genitali con gemiti più o meno intensi, i protagonisti si strofinano le mani sotto l'acqua per igienizzarle con e senza latex. Chi l'avrebbe mai detto che un giorno un gesto così semplice sarebbe diventato così eccitante?